Amazon, si sa, è una bella comodità. Eppure oggi vi faccio un contenuto per dirvi che c'è qualcosa che non dovreste mai acquistare su Amazon. Faccio un doveroso disclaimer: io compro tutto su Amazon, acquisto cose per la mia casa, acquisto cose per la mia persona, acquisto cose per i miei hobby e acquisto cose anche per il mio lavoro su Amazon. Per cui è assolutamente sicuro comprare articoli anche costosi che riguardano fotografia e videomaking tramite questa piattaforma. Tuttavia oggi vi parlo di una brutta sorpresa che ho avuto, in maniera tale che possiate evitare di vivere la vostra volta. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come di consueto parliamo di fotografia e videomaking. Oggi nello specifico vi faccio un contenuto in cui vi parlo di un'esperienza, diciamo, negativa che ho avuto acquistando tramite la piattaforma di Amazon. Comincio subito col dirvi che io adoro Amazon, mi permette di avere prodotti a cui normalmente non avrei accesso direttamente sulla soglia di casa, sostanzialmente entro il giorno dopo. Inoltre vi garantisco che è assolutamente sicuro acquistare tramite questa piattaforma perché i prodotti arrivano in perfetto stato, non c'è il minimo rischio né di furto né di smarrimento, è tutto stratracciato, stracontrollato, per cui da quel punto di vista non vi preoccupate perché non esiste proprio il problema. E allora vi domanderete: che cos'è questo contenuto contro Amazon? In realtà non è contro Amazon, è semplicemente una casistica che vi racconto in cui secondo me non conviene proprio acquistare tramite questa piattaforma, ovvero stiamo parlando di fotografia e stiamo parlando di trasporto della strumentazione fotografica. In particolare vi racconto l'aneddoto così com'è, in maniera tale che capiate bene. Nel momento in cui mi trovo ad acquistare un Corredo mirrorless per portare avanti la mia strumentazione, quindi non rimanere indietro, non rimanere confinato nel mondo reflex, ma voglio andare a fare quel salto per rimanere comunque con il piede dentro nel passo tecnologico, che quindi mi permette di prendere più lavori e di essere comunque rapido in quello che faccio, perché se c'è una cosa che mi piace delle mirrorless è che snelliscono alcuni processi. Quindi vado a fare questo passo e mi doto di questa strumentazione. Mi rendo anche conto però che alcune delle borse che io ho in dotazione, che vanno benissimo per reflex, non vanno altrettanto bene per mirrorless, perché le dimensioni sono diverse. E quindi nel momento in cui io vado a trasportare una fotocamera con obiettivo che è più piccola e più leggera, io non voglio metterla nella stessa borsa della reflex, perché a quel punto ballerebbe dentro con tutti i rischi annessi e connessi, senza contare il fatto che a questo punto mi starei portando indietro un case più grande del necessario, con dentro tanto spazio vuoto. Questa è una cosa che io assolutamente voglio evitare. Inoltre l'equipaggiamento per trasportare la mia strumentazione fotografica non è che costi chissà cosa, hanno dei costi abbastanza contenuti le borse e gli zaini fotografici, quindi è un investimento che assolutamente vado a fare. Ecco che cosa succede: io vado a misurare proprio end to end la mia strumentazione, quindi prendo la mia fotocamera e dico: va bene, dal frontale dell'obiettivo fino al dorso misura tot, quindi prendo la lunghezza, prendo la larghezza, vado su Amazon, vado anche magari sul sito del produttore a vedere le dimensioni della borsa che voglio andare ad acquistare, ne cerco una che sia compatibile con la fotocamera che ho appena preso, perché magari non mi serve una borsa nuova, visto che ho una sola mirrorless nuova, non vado a prendere una borsa per contenere 10 fotocamere, vado a prendere la borsa singola. Io vado a prendere le misure, ordino questa borsa, la borsa ve la faccio anche vedere perché è veramente molto bellina. Questa qui è la Top Loader Zoom 45 AW seconda versione, è una borsa della casa Low Pro che a me piace veramente molto come brand, fa dei prodotti che sono veramente molto molto validi secondo me. Non mi stanno sponsorizzando questo video, tant'è che questa me la sono comprata, quindi assolutamente viene dal cuore, uso i loro prodotti da quando ho iniziato, mi sono sempre trovato bene e non ho niente da dire contro questo prodotto, perché fondamentalmente è fantastico, è meraviglioso. Peccato che quando mi arriva io mi rendo conto che nonostante le misure fossero giuste, la mia mirrorless non ci sta qui dentro. Non ci sta per una serie di ragioni. Non ci sta perché l'ingombro è tale per cui non si riesce a chiuderla correttamente. Per un mezzo centimetro, è una cosa vergognosa, è veramente per mezzo centimetro. Quindi la cosa che vi riporto è questa: nel momento in cui andiamo a comprare una borsa su Amazon, ma anche su un qualsiasi altro rivenditore online per la verità, il rischio è sempre quello che andiamo ad acquistare qualcosa che magari sulla carta con le misure risulta rispecchiare certe caratteristiche e poi all'atto pratico, quando andiamo a infilarci la nostra strumentazione, non sia pienamente compatibile. Questo non per una cattiva fede del venditore o di chi ha preso le misure, ma semplicemente perché magari nel momento in cui si va a misurare l'altezza di questa borsa, si misura l'altezza esterna e non quella interna, per cui c'è anche questo. Normalmente quando noi vediamo le misurazioni di un prodotto, stiamo vedendo le misure del prodotto, non di quello che è in grado di contenere. Quindi avevo questo dubbio e il risultato qual è? Che mi ritrovo con questa borsa che in realtà va benissimo per un'altra camera che ho lì, che è più piccola, un'altra mirrorless. Questa va bene sia per la M50
sia per la R7, non va bene per la Canon EOS R con la lente che sta montando in questo momento. Quindi in sostanza che cosa succede? Io faccio l'acquisto su Amazon pensando di risparmiare tempo, mi rendo conto appena ci metto mano, dico cavolo, forse non ci sta, no, secondo me non ci sta, provo, effettivamente non ci sta, cioè entra perfettamente, si riesce anche quasi a chiudere, solo che poi arriva fin lì e non si riesce a chiudere completamente, quindi è veramente una questione di mezzo centimetro, una roba che fa venire nervoso, però in quei casi non devi forzare la tua strumentazione, cioè o rovini la zip o peggio ancora rovini la fotocamera dentro forzando una roba del genere che poi pigia sull'oculare, pigia sul frontale della lente, è meglio non forzarle le chiusure delle borse in questi casi, deve entrare giusta, quindi il risultato è che io mi trovo a dire ok, ho sbagliato, questa la tengo, non la restituisco, tanto la uso, in qualche maniera la uso, ci metto qualcosa di più piccolo, però il risultato è che devo andare in negozio fisicamente a procurarmene un'altra, e a questo punto vi posso far vedere che nonostante diciamo l'incidente rimango fedelissimo al brand perché mi procuro un'altra Low Pro che come vedete è più grande, questa qui è la Adventura SH142, se le trovo su Amazon vi lascio i link di entrambe perché sono due ottimi prodotti, come sempre Low Pro fa degli ottimi prodotti secondo me, unica cosa che vi segnalo in questo caso i moschettoni sono di plastica così come anche le fibbie sono di plastica e non di metallo, in realtà viste le dimensioni va bene perché questa borsa è piccola quindi non ci potremo mai mettere dentro qualcosa che abbia bisogno di un grado di resistenza superiore, quindi il moschettone di plastica va bene per una borsa così, però all'evenienza si può anche cambiare quindi non è un grosso problema, in questo caso ci guadagno anche perché qui come potete vedere la tracolla è decisamente migliore, nel senso che qui ha la spalla gommata che è una cosa veramente incredibile questa gommatura, io vi assicuro che quando sono in giro a fare un lavoro e me la tengo sulla spalla magari faccio il gesto di metterla in macchina, non viene giù dalla spalla, rimane incollata, è una gommatura pazzesca, è proprio antiscivolo devastante, non riesci a togliertela nemmeno se vorresti, quindi da quel punto di vista proprio non mi posso lamentare. Per quanto riguarda vani e scompartimenti vi faccio vedere, c'è una tasca frontale con la zip qui davanti che io per adesso non uso, potrei utilizzarla per metterci dentro dei filtri oppure il telecomando, il comando remoto, quello sarebbe molto molto comodo. Qui sul retro, ecco che dentro c'è la camera, vedete che in realtà questa borsa è un pelino troppo grande volendo, perché qui cresce un centimetro e mezzo, però questa qui è la borsa perfetta per la Canon EOS R con questo obiettivo perché ci casca proprio giusta e non balla dentro, ha il fondo di gomma sagomata, spero che riusciate a vederlo, ha un bel fondino di gomma sagomata, quindi la si può appoggiare e rimane in piedi, quindi che avanzi un centimetro sopra va bene perché questa non si ribalterà mai, quindi non andrà mai a sballottare dentro, starà sempre in piedi in questo modo, quindi in questo caso risulta assolutamente perfetta per quello che serve a me, è una singola borsa per un singolo corpo macchina col suo obiettivo, un obiettivo piccolo perché già il 24-70 della serie RF secondo me non ci sta in questa borsa perché è troppo grande, quelle lenti lì sono troppo grosse, questa è proprio una borsa che a me serviva per questa combinazione e ci sono arrivato come però? Sono dovuto andare in negozio, mi sono portato la mia fotocamera col mio obiettivo, mi sono messo lì con tanta pazienza e ho cominciato come una furia a infilare la mia macchina dentro in tutte le borse che avevano lì in esposizione fino a quando ne ho trovata una che chiudeva perfettamente e che era esattamente come la volevo io. Ovviamente io sono un po' testone quindi non ho preso in considerazione altri marchi, sono andato diretto su Low Pro e le ho provate tutte, ne ho provate 3 o 4, alla fine l'ultima che ho provato era questa che mi ha convinto da subito perché al di là del fondo in gomma, quindi se l'appoggi sul bagnato tiene bene, se l'appoggi su una superficie anche un po' scivolosa rimane lì, non cade, non bascula, rimane lì bello, bello stabile, quindi mi ha convinto subito, l'appoggi ovunque e non ci sono problemi, il costo era assolutamente irrisorio, adesso vi lascerò comunque il link su Amazon quindi vedete quello che costerà su Amazon, io l'ho comprata in negozio quindi posso averla pagata un po' di più un po' di meno, i prezzi comunque fluttuano, ad ogni modo io anche se vi lascio il link di Amazon il mio consiglio è di non comprarla lì a meno che non siate strasicuri, abbiate preso le misure e abbiate visto che comunque vi cresce un po' di spazio, perché il rischio quando acquistiamo qualcosa di questo tipo su Amazon è sempre che la nostra strumentazione faccia difetto da qualche parte. Per esempio, io vi faccio vedere questa cosa.
Adesso tiriamo fuori, vedete che nel momento in cui io vado a fare le misurazioni della mia strumentazione ci sono un sacco di cose che possono andare storte, perché per esempio io potrei misurare da qui, potrei misurare il body, e invece vedete che l'oculare viene un bel po' più in fuori rispetto al body, quindi questo può essere il primo errore. La seconda cosa che può succedere, che succede sempre, è che io prendo le misurazioni senza tener conto del paraluce, quindi poi quando vado a innestare il paraluce poi non entra bene. Un'altra cosa che può succedere è che la base del mio obiettivo è più stretta del terminale del mio obiettivo, gli obiettivi vanno allargandosi spesso e volentieri, quindi queste sono tutte cose che possono andare storte, come pure l'attacco della baionetta potrebbe essere troppo ampio e potrebbe non entrare. È pieno di cose che possono andare storte nel momento in cui ci dotiamo di una borsa come questa, che oltretutto è regolabile, quindi ha gli strap dentro che sono regolabili. Io con questa posso infilare tranquillamente la mia fotocamera e posso anche regolare gli interni in maniera tale che me la reggano, però la cosa migliore secondo me rimane quella di provarla in negozio. Poi se volete fare la gallata di andare in negozio, provarla e poi acquistarla su Amazon perché costa meno, questo è un altro discorso. Quello che voglio dirvi io in questo video è: state molto attenti, perché un conto è io ho più di una fotocamera, quindi me ne arriva una sbagliata di borsa e la uso lo stesso, avrei potuto fare il reso, ma in questo caso la tengo perché comunque mi piace, è molto bella, la uso lo stesso. So benissimo che molti di voi hanno una camera sola, non hanno voglia di fare il reso, magari già avete poca dimestichezza con l'acquisto online, non vi piace comprare online, quindi lo fate già con fatica. Se poi incappate in un problema come questo è un peccato, perché da un lato perdete tempo, dall'altro poi non lo fate più, per cui in questo caso veramente non fatelo. A questo punto, essendomene io dimenticato in precedenza, vi invito a sostenere il canale con un like a questo video e iscrivendovi, attivando anche la campanella, così non vi perdete i prossimi episodi in cui ci saranno degli altri simpatici show and tell in cui vi farò vedere altre cose sbagliate che ho acquistato. Fatemi sapere in un commento dove acquistate la vostra strumentazione, fatemi sapere se avete mai ricevuto delle cose sbagliate, fatemi sapere se anche a voi il Corriere Bartolini ha cercato di rubare la vostra preziosa strumentazione fotografica. A me no, ma ho sentito diverse persone che mi hanno riferito di pacchi smarriti. Io ho avuto delle pessime esperienze, lo devo dire, con DHL, mi hanno sempre sbagliato tutte le consegne, poi sono arrivate, però di primo acchito me le hanno sbagliate. Quindi fatemi sapere com'è la vostra esperienza e io vi do appuntamento al prossimo video.